atleti del 2005. L'arbitro della finale, Marco Dal Pozzolo, inizia il match. Franzoni, vice campione italiano lo scorso anno a Catania. Primo punto per Franzoni. Avete visto, è entrato col pugno alto, dall'alto proprio ha portato la stoccata. L'avversario con la linea proietti, poi si trova l'autostrada davanti, tira dentro e mette a segno il punto dell'uno pari. È rimasto un po' sorpreso Franzoni. Sono due gli atleti jesini arrivati a questa finale, infatti vedremo anche Federico Greganti nella seconda semifinale. Vedete ancora Proietti che cerca di minacciare l'avversario, cerca di rendergli difficile l'attacco, adesso riesce a tirare un controattacco. Lo tiene lontano con la linea, sta cercando di non dargli riferimenti per la misura, adesso molto bella questa azione offensiva. 3-1. La parata risposta di Franzoni, ancora una volta entrando con il pugno alto nel bersaglio interno, come aveva fatto nella precedente stoccata. C'è una ricerca di ferro di Franzoni, attacco di Proietti in bersaglio non valido. Questa ricerca di ferro e poi la partenza di Proietti, corretta a mio avviso la ricostruzione dell'arbitro. E ancora attacco, è la stessa azione, chiede il video Franzoni, più o meno la stessa azione di prima sinceramente. Arriva il replay. In pratica Franzoni avanza cercando il ferro dell'avversario e poi sulla sua seppur brevissima pausa c'è la ripresa d'attacco di Proietti, così la ricostruzione dell'arbitro. Vediamo. Cambio, viene dato l'attacco a Proietti, evidentemente la sospensione non è stata così evidente come in precedenza, la stoccata precedente era obiettivamente una stoccata con una ricerca di ferro molto accentuata, molto visibile. E ancora sulla presa di ferro di Franzoni si ferma, buonissima la scelta di tempo di Proietti, l'ha già dimostrato nelle prime stoccate. Provvede a cambiare il suo fioretto Franzoni,
bersaglio non valido l'attacco di Franzoni. Ed ecco la rimessa che porta il punteggio sul 4 pari. Bello, bello questo attacco di Proietti, attacco lungo, molto ben tirato. Ma in bersaglio non valido questa parata risposta. Ancora un bersaglio non valido, un salto abbastanza dispendioso sul piano del energetico, è ritmo molto molto alto, grande tensione muscolare, un grande stoccata adesso perché riesce a, guardate, tira Franzoni, poi parte in controtempo e guardate dove riesce a mettere la punta, molto bravo. C'è la parata risposta di Franzoni sulla avanzata di Proietti, 6-5, si porta in vantaggio l'atleta Frascatano delle Fiamme Gialle. Non va a segno adesso Franzoni, si prende anche un pestone dall'avversario. Accenna quasi a voler far provare la punta all'arbitro, poi torna sui suoi passi. 6 pari. La parata risposta di Proietti che non va a segno. E c'è la rimessa di Franzoni, il contrattacco, chiamiamolo tecnicamente. Controparata risposta adesso di Franzoni, scusate. La presa di ferro che non va a segno, c'è la continuazione di Proietti e quindi ancora parità, assalto che ancora non ha un padrone, soprattutto stanno veramente mangiando la pedana i due contendenti, molto ariosa questa manovra, e adesso 7 secondi dal termine trova questo bel punto Giuseppe Franzoni, e adesso finisce qua, si va al riposo sul punteggio di 8-7 per l'atleta delle Fiamme Gialle. Eccolo qua con Valerio Aspromonte al suo angolo, di là c'è Giovanna Trillini, sfida fra campioni, fra maestri e fra consiglieri federali. Una gara, quella dei giovani, che ha visto molte molte sorprese, prima fra tutte quella della uscita già nei 32
del campione mondiale in carica Damiano Di Veroli. Uscito anzitempo anche il campione italiano cadetti Mattia De Cristoforo, che peraltro lo scorso anno fece molto bene anche fra i giovani. Riprende il match. Sempre in pressione Franzoni. Stoccata arriva dopo il corpo a corpo, niente di fatto. Questa è una bella azione. E riesce sempre a entrare all'interno Proietti, sia dall'alto che dal basso. Sono due le stoccate di vantaggio adesso per Franzoni. Questo movimento, vedete, risulta indigesto. Apriete, eccolo qua, prende il ferro e tira dentro. Molto bello, molto bello. Copre tutto il bersaglio. Un movimento molto ampio. Il pugno che vola. Ricerca di ferro, attacco in bersaglio non valido. Vediamo se c'è una richiesta di video. Vediamo un po'. Franzoni. Più che una ricerca di ferro mi sembra un attacco con cambio di bersaglio con movimento largo, eccolo qua. Potrebbe essere anche modificata la valutazione, vediamo un po'. No, viene confermata perché viene ritenuto troppo arretrato il polso di Franzoni nel movimento, avete visto proprio fatto. Ha mimato il gesto Marco Dal Pozzolo e quindi la stoccata non è buona questa volta. Nessuna discussione, l'attacco va decisamente a bersaglio. Siamo 11-7. Cerca sempre di entrare in tempo sull'avanzata di Franzoni. Proietti ci è riuscito qualche volta all'inizio del match, anche perché Franzoni si presta un po', nel senso che è molto largo di braccio. Adesso questo è un corpo a corpo un po' irregolare, infatti arriva, vedete, para, risponde, poi in questo momento Franzoni in pratica abbraccia l'avversario, se lo porta via, quindi questo è ovviamente non corretto dal punto di vista disciplinare, quindi ecco il cartellino giallo per Franzoni. Scappa Franzoni, riesce a farsi colpire solo in bersaglio non valido. Era successo anche in precedenza con Proietti che aveva la possibilità di mirare un bersaglio scoperto, non ci è riuscito. E questi sono attacchi chiari, vedete Franzoni, è vero che si scopre, però guardate il movimento, eccolo qua, attacco e contrattacco. È certo che stimola molto alla stoccata, diciamo, no? È un invito piuttosto evidente e quindi spesso l'atleta che si trova di fronte all'avversario che allarga così tanto viene portato
a quasi istintivamente a tirare la stoccata dentro. Adesso altro attacco di Franzoni, c'è la richiesta di video da parte di Proietti. Parte Proietti, poi si fermano entrambi, forse c'è la partenza di Franzoni, vediamo. Infatti confermata l'azione e quindi 13-7. Sta scappando via Giuseppe Franzoni. Ancora sempre quel movimento di polso e siamo 14-7. Attacco di Proietti, ma in bersaglio non valido. Ed ecco qua il punto decisivo con la presa di ferro di Franzoni. Chiude qua l'atleta delle Fiamme Gialle, quindi torna in finale a distanza di un anno dal campionato di Catania.